Amici di Lecce News 24, ben ritrovati. Ci troviamo oggi in compagnia di Alessia Filippi, una cantante emergente salentina che vuole conquistare le hit quest'estate, le hit musicali, le classifiche. Allora chiediamo subito una domanda relativa al suo nuovo singolo, il suo secondo singolo che si intitola Non ti sopporto più, ma dici la verità, è rivolto al caldo di questi ultimi giorni oppure a qualche persona che magari potrebbe essere un po' meno pesante? Questa canzone... E ognuno la può interpretare come vuole, nel senso che io ho dato un mio significato, mentre altre persone la possono dedicare al fidanzato oppure ad altre persone che non sopportano più. Ecco, adesso dunque raccontaci, come è nato questo secondo singolo, Non ti sopporto più? Allora, come tutti i singoli, è nato in studio, parlando, discutendo, varie idee messe insieme, quindi da un'idea all'altra è nato Non ti sopporto più. E di che cosa parla? Parla di persone che, anche se vogliono stare insieme, c'è sempre un qualcosa che non fa sopportare l'una all'altra. Quindi una non sopportazione reciproca. Dunque, ogni tanto dire questa frase al proprio partner potrebbe fare bene anche al rapporto, magari. Sì, certo. Ma prima di Non ti sopporto più c'è stato un altro singolo, probabilmente quello che ti ha lanciato, che si intitola Per sempre. È una canzone a cui tengo molto, perché me la sento mia, sento che con quella canzone riesco a esprimere tutto ciò che ho, quindi mi piace e... mi sembra anche di trasmetterla agli altri, quindi questo fa molto piacere a me. Alessia, ma tu sei giovanissima, dunque toglici una curiosità, da quanto tempo canti? Allora, io ho 18 anni e canto da 15, quindi ero piccolissima quando ho iniziato a cantare nel coro delle voci bianche, poi mi sono iscritta a scuola di canto, da lì non mi sono più fermata, tanto che ho la fortuna di incontrare Giorgio Mongelli, il mio produttore, che... ho iniziato questo bellissimo percorso. Ho aperto tanti concerti importanti, tra cui quello di Clementino la notte di Mara Sanfoca l'anno scorso, e ho fatto tanti stage, tanti concorsi e tante manifestazioni, cui mi sono sempre classificata secondo o primo posto in assoluto, quindi sono molto molto fiera di me. Ricordiamo però adesso agli utenti qualche data, qualche appuntamento nel quale tu parteciperai come protagonista. Sì, sono stata selezionata su quasi 300 persone a concorrere la semifinale di Io so pazzo, un concorso nazionale molto importante. Quindi mi vedrà su quel palco tra una settimana e sono un po' in ansia, però sono sicura di me, sono carica. Dove si terrà questo concorso? È in un teatro di Fiuggi. Allora ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Viva il lupo! Infine Alessia, un'ultima domanda. Con la tua musica, che cosa vuoi comunicare ai tuoi utenti, ai tuoi ascoltatori? Solo una parola, forti emozioni. Perché secondo me l'emozione racchiude tutto. Quindi solo questo.